commento sulle performance di Nibali e quindi sulla vittoria finale. Sai, siamo andati al tour convinti di far bene, questo sicuramente, però sai, la vittoria al tour è quella cosa che non è imprevedibile, perché può succedere qualunque cosa. L'abbiamo preparato bene, però avevamo avversari che sulla carta erano un po' più forti di noi. L'unica cosa è che Vincenzo ha fatto veramente una cosa incredibile, cioè già dal secondo giorno abbiamo capito che veramente potevamo essere forse la squadra da battere con l'uomo più importante, perché la vittoria che ha fatto alla seconda tappa è stata veramente una cosa che è un po' dell'incredibile. Qual è stato il segreto del suo successo? Ma io credo che sia quello, cioè il fatto di aver preso la maschera dal secondo giorno, il fatto che la squadra l'ha veramente supportato al 100%. È stata la squadra più forte in assoluto. Una vittoria della squadra, quindi, ma lei si aspettava tutto questo? Ma sai, quando vai a una grande corsa a tappe e parti con Vincenzo, fino ad ora ti aspetti sempre qualcosa di importante, perché non dimentichiamo che negli ultimi tre grandi giri, ne ha vinti due, Giro e il Tour, ne ha fatto secondo la Vuelta l'anno scorso, perciò come fai a non essere quasi sicuro che è tra quelli possibili vincitori. Com'è stato allenare lui in questi mesi? È stato abbastanza facile, però quando non devi sbagliare assolutamente nulla diventa anche abbastanza difficile, perché sai, se fai secondo, se fai terzo, quasi quasi è come non aver raggiunto l'obiettivo, hai capito? Perciò è tutto abbastanza bello, però abbastanza complicato. A livello umano invece? Ma è un Nibali, direi, ho detto sempre, l'ho detto, umile, attaccato abbastanza al suo lavoro, è un ragazzo che ci lavori bene insieme. Sicuramente ha anche lui i suoi alti e bassi, perché come tutte le persone, come tutti gli atleti. Però quando è in bicicletta è sicuramente uno dei più forti corridori che io abbia allenato, perciò questo è un po' più facile, capito? Perché quando ho un motore incredibile e che sbaglia poche volte, insomma, non è poi così difficile allenare un corridore del genere. Le ricorda un po' Pantani? No, credo che Pantani sia rimasto unico e non lo voglio confrontare con quello che è il presente. Io credo che aver vinto il tour a distanza di 16 anni con Vincenzo mi ha fatto godere sicuramente tanto, però Pantani rimane Pantani. Però potrebbe anche essere il suo successore. Ma io spero che il ciclismo in questo momento in Italia riprenda vigore, riprenda slancio, perché credo che adesso abbiamo veramente in mano un potenziale incredibile per giocarselo bene. Io spero che i giornali e tutto quello che gira intorno al ciclismo cambi rotta.